Unreal. 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 Sì, Marco, grazie per la linda. Ci troviamo a Sconquassate su Stoca, in provincia di Soreta, dove è accaduto qualcosa di fantasticamente terribile. Ma non voglio aumentare troppo la suspense, che già poi ci pensa la musica a farlo. Quindi andiamo avanti col contribuono. Tributo. La storia dell'incredibile e anche dell'Hulk, ed ha come protagonista il signor Gianpier Colombo Lapislazzuli, ucciso di santa ragione con delle randellate un po' qua e un po' là. Il signor Gianpier Colombo Lapislazzuli era un incontinente per scelta dall'età di 13 anni e di mestiere faceva lo scrocchiazeppi con un contratto a tempo determinato. Ma c'era un problema che non gli permetteva di vivere tranquillo. Quale? Io ho visto tutto! Ecco, ci vuole parlare del problema del signor Lapislazzuli. L'incontinenza? Ma quella è stata una scelta sua. No, l'altro problema. Ah, il suo lavoro di scrocchiazeppi. Vabbè, uno fa quello che può per mantenere l'iPhone e lo schermo a 58 pollici, giusto. E quel che avanza è per mantenere quei piccoli vizi tipo la famiglia. Ma no, vabbè, allora lo dico io. Il signor Gianpier Colombo era sonnambulo. Ah, sì, lo sapevo. E la notte lui si alzava da letto e faceva le cose che fanno i sonnambuli. Poi però si riaddormentava crollando giù come... Com'è? Ma come se fosse lanciato da qualcosa a forma di catapulta. Quindi... Una catapulta? Così, una catapulta! Bravo! Appena detto. Come avrete certamente capito da questo scambio di battute senza senso, il signor Gianpier Colombo era un sonnambulo. E la disgrazia sotto forma di fortuna per noi è arrivata all'improvviso. Era a fare il turno di guardia alla Banca Mazzoli in Brianza, no? E stavamo aspettando un camion portavalori per prelevare 36 milioni di euro e 12 vibratori misura XXL diretti a Miami. A un tratto ho visto arrivare uno che voleva entrare dentro la banca e io ho tentato di fermarlo, e però purtroppo stavo finendo di scrivere un messaggio su WhatsApp. E quando l'ho inviato il tipo ormai era già entrato, capito? Quindi lo avete scaraventato a terra in una pozza di sangue? Ma no, perché poi nel frattempo mi avevano risposto al messaggio su WhatsApp. E io l'ho dovuto leggere il messaggio, capite? Quindi che ho fatto? Me lo sono perso un'altra volta. E spero che il proprietario della banca, il signor Mazzoli, non ascolti questa intervista. E quindi tutto sembrava a sfavore della banca Mazzoli, ma ad un tratto è intervenuto un eroe che in un solo colpo ha salvato la banca e regalatoci questo scioccante delitto. Io guido il camion. Avevo iniziato a caricare i gettoni d'oro, ma poi abbiamo visto che questo sonnambulo si è messo a rubare i soldi dalla banca. E sapevamo che svegliandolo lo avremmo ucciso, quindi lo abbiamo lasciato fare. Eravamo sicuri che il signor Mazzoli avrebbe capito. Poi è entrato un nostro collega, Gennaro Todda Bellezza, che è allergico ai sonnambuli, e quindi l'ho ammazzato tutto. Come posso dire? Come una catapulta. E lei, signor Gennaro Totta Gioia da bellezza, cosa ha provato in quei momenti eccitanti? Che hai provato? Ho provato paura mentre gli sparavo col bazooka e poi con lanciafiammi e un paio di smitragliettate, una bomba a mano, ma credo che sia stata decisiva la bastonata che gli ho dato sul piede. E cosa pensa possa aver pensato la vittima non appena ha ricevuto il primo colpo di bazooka? Un buco allo stomaco magari? O un libro a caso di Bukowski? O gli zingari che non si sbaglia mai? Ebbene, mentre la scientifica cerca di capire quanti siano i denti rimasti ancora alla vittima, noi lo chiediamo al pubblico a casa. Cosa può aver pensato la vittima al primo colpo ricevuto? Un buco allo stomaco? Un libro a caso di Bukowski? Gli zingari che non si sbaglia mai? Zingari. Manda un sms al 448, riceverai la suoneria del pannolino Banfi. Sono il pannolino Banfi. Sono il pannolino Banfi. Un maronna dell'ingoronetta. Un maronna dell'ingoronetta. Sono il pannolino Banfi. Sono il pannolino Banfi. Sono Chezia Mary. Sono Chezia Mary. È da Sconquassate su Stoca, in provincia di Soreta, è tutto. Noi restituiamo la linea a te, Mazzoli. Grazie. Vorremmo restituirla anche a Paolo Nois, ma se continua a buffarsi di panini e lardo, cosa? La vediamo dura. Che cazzo vuoi? No? Ciao, Gio, sei un bambinone ciccione. Trippone bastardo. Sto mangiando un cazzo, anche allenarmi a fare crossfit. Tu mangi cazzi perché sei costantemente alla Froceria Molisana. Capodoglio. Cazzi comunque sono proteici, ragazzi. Trovami un cazzo grasso. Non esiste. Io ce l'ho tozzo. Tu ce l'hai grasso? Tozzo. C'è cazzo grasso? Tozzo. Cazzo tozzo. Quello di Tony Severo. Sì. Tony Severo c'ha il cazzo grasso. Tony Severo. No, Tony Severo
ragazzi. No, infatti, no, lui no. si fa il bidet col Danacol. No, no, ragazzi. Poi, se è vero, se si leva le mutande e lanci in aria un pesce, vedi il cazzo che parte come una foca. Ragazzi, non è umano, è una balena quella cosa. Il programma che non piace ricorda all'Italia intera che il vecchio di merda Leone di Lernia è stato allontanato definitivamente da Radio 105. Se per caso doveste sentirlo in onda tra 10 minuti, no, siete autorizzati a cambiare canale, no, a venire sotto la nostra sede per insultarlo o massacrarlo di messaggi al 335-7116-491. Noi siamo non fare scherzi, Pippo, ti ammazzo di botte. No, 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 ho già dai. Chiuso la porta, tranquillo, bravo, mi sono organizzato. Bravo, 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 bravo. Se entra, ti giuro che ti faccio passare la mezz'ora più brutta della tua esistenza. Leone, dopo. Okay. C'è la scimmia, no, oggi, Leo, le tre e mezza. No, 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 no,